Allora, amici di Ciao Como, siamo qui all'interno del magazzino del Banco di Solidarietà Como, Viale Innocenzo, e si sta preparando la settimana per Dona Cibo. È un'iniziativa molto importante. Antonio Bargna, uno dei volontari, allora ci spiega in che cosa consiste, ma soprattutto anche, direi Antonio, il coinvolgimento di tante scuole, giusto? Certo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo raggiunto un numero inaspettato di scuole che hanno aderito all'iniziativa. Le scuole hanno ricevuto dal provveditorato una circolare che le invitava a fare questa iniziativa con noi, iniziativa che è volta a raccogliere prodotti alimentari da devolvere poi alle famiglie bisognose che noi già assistiamo anche attraverso altre iniziative e altre modalità. Ogni settimana vengono assistite, tra l'altro, se no... Allora, noi tutti i martedì sera distribuiamo, esatto, attraverso i nostri volontari che vanno a casa delle famiglie a portare un pacco di alimenti. Pacco di alimenti che cerca di essere il più vario possibile. Infatti noi il martedì andiamo anche a Banco Alimentare di Muggiò di Milano, dove c'è un collegamento con l'ortomercato, a prendere dei prodotti freschi. Quindi noi cerchiamo di portare alle famiglie un paniere di prodotti che sia il più possibile vario per aiutarle nei momenti di difficoltà che stanno attraversando. Vediamo a Dona Cibo e che cosa consiste anche questa. Io mostro intanto queste che sono delle scatole con le sigle delle scuole che sono coinvolte, giusto Antonio? Esatto. Così? Noi questa iniziativa è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine grado, quindi si passa dalle scuole dell'infanzia fino alle medie superiori, ai licei. Hanno aderito più di 200 scuole, per l'esattezza 200 scuole. Beh, quest'anno. Ottimo numero. È un numero consistente che ci impegna parecchio anche dal punto di vista logistico. Io infatti mi occupo anche della logistica, perché noi durante questa settimana stiamo distribuendo alle scuole queste scatole che contengono, che contengono dei volantini, contengono il manifesto che loro esporranno, il nastro adesivo per poi confezionare le scatole di alimenti. Scatole di alimenti, sono queste. Noi a ogni scuola portiamo un certo numero in base al numero di alunni, in base a quanto è stato raccolto negli anni passati, perché quest'anno non è il primo anno in cui facciamo questa raccolta. Noi andiamo a portare queste scatole, invitiamo poi la prossima settimana, quindi dal lunedì 29 fino a sabato 5, ogni giorno diamo un'indicazione approssimativa di cosa i bambini o i ragazzi devono portare. Ecco, diciamolo, allora è molto importante, anche noi cerchiamo di far chiarezza, e che cosa serve soprattutto? Ecco. Allora, serve soprattutto, noi chiediamo di portare biscotti per la prima colazione, tonno in scatola, olio, zucchero, caffè e pasta. Ecco, quindi sono elementi che sono i prodotti base, diciamo, bravo, esatto, e sono anche i prodotti di cui più abbiamo bisogno, di cui siamo più carenti in questo periodo dell'anno. Infatti ciò che noi raccogliamo poi deve servire durante tutto l'arco dell'anno, perché noi alle famiglie assistite garantiamo che per l'intero corso dell'anno noi gli daremo una volta ogni 15 giorni, una volta al mese a seconda del bisogno, daremo un pacco di alimenti. Un'ultima cosa, allora io credo che siano stati chiari su quali prodotti servono, ora mettiamo anche comunque la locandina in modo che anche la gente la può visualizzare sul nostro, certo, sito. Eccola qua, bravo Antonio, ecco così, la settimana di Dona Cibo, vedete, dal 29 fino al 5 di marzo, quindi gli alunni saranno invitati dai insegnanti ovviamente a portare appunto a scuola questi elementi. Quante sono le famiglie di Como che assistite? Le famiglie, famiglie che assistiamo attualmente sono circa 320. Parli solo in città o in generale? Sono Como, Interland anche alcuni paesi della provincia. Ci arrivano un po' da tutte le parti richieste. Il modo con cui arrivano le richieste nella maggior parte dei casi è il passaparola, ma ci vengono segnalate anche dai servizi sociali piuttosto che dalle parrocchie o da amici e conoscenti che hanno
sono venuti a conoscenza di questo, del bisogno che sta incontrando la famiglia, per cui questi vengono. Noi facciamo inizialmente un colloquio conoscitivo, anche perché dobbiamo commisurare il pacco viveri che noi diamo con le esigenze, esatto, e la tipologia di famiglia, se ci sono o no dei bambini piccoli, il numero di componenti, abbiamo anche delle persone anziane sole, la varietà è molto vasta. Noi poi non facciamo alcuna distinzione di provenienza, abbiamo italiani, abbiamo stranieri di tutte le nazionalità e di tutte le religioni, quindi non, da questo punto di vista noi siamo interessati alla persona in quanto tale e vogliamo dare un aiuto alla persona, alla famiglia in primo luogo. Complimenti davvero, bravi. Allora ricordiamo, settimana Dona Cibo, da lunedì prossimo le scuole di Como soprattutto coinvolte. Ciao e grazie. Grazie a voi.